Sono Lorenza Palma, sono una mamma e sono un avvocato. Negli ultimi 2 anni della mia vita mi sono occupata di difendere la democrazia in Valle d'Aosta, dapprima cercando di fare in modo che il referendum si svolgesse e ora difendendo la legge regionale che ne è nata, davanti alla giustizia. Il motivo per cui mi sono impegnata è perché avere una corretta gestione dei rifiuti non vuol dire solo appunto gestire bene i rifiuti, ma vuol dire portare lavoro, vuol dire cambiare la cultura delle persone che vivono in Valle d'Aosta, vuol dire aumentare la salute, vuol dire tutelare la salute dei cittadini valdostani, vuol dire fare il bene di tutta la società valdostana. Dal mio punto di vista, aver bloccato la costruzione del pirogassificatore non è che un primo passo. Ora dovremo occuparci, per esempio, anche del teleriscaldamento, che non farà altro che inquinare maggiormente la zona della Plaine e di Aosta, come già ha detto l'ARPA VDA. Un altro argomento che mi sta particolarmente a cuore sono i trasporti e da questo punto di vista l'aeroporto, per il quale sono stati spesi un sacco di soldi, ma che non è assolutamente, ambientalmente ed economicamente sostenibile, e invece nulla è stato fatto per la rete ferroviaria, che, sarebbe invece, veramente il nostro punto di collegamento con il resto dell'Italia, facendola diventare sostenibile e facendo aumentare così il lavoro e il turismo in Valle d'Aosta. Quello che voglio per il futuro mio, della mia famiglia e di tutti i valdostani è veramente che la prossima gestione della Valle d'Aosta sia fatta considerandola un bene comune.